Dunque, faccio una piccola premessa, ricordando quando, riprendendo l'intervento dell'architetto Barbato, finimmo nel 2006 l'intervento sul molo di San Marco per conto del provveditorato, pensavamo di aver avviato un processo di salvaguardia e di recupero dell'intera area marciana, ed era il 2006. È passato qualche anno e sono cambiate tante cose, e nel 2015 mi sono permesso di presentarmi alla struttura commissariale di allora, preoccupato perché dopo 10 anni nessuno si preoccupava più della nostra piazza e soprattutto della nostra basilica, che penso voi qui presenti amate tutti. E purtroppo io sono una persona emotiva e ho cercato di convincere questi signori che la basilica e la piazza necessitava di interventi urgenti, perché oltre ovviamente al problema delle acque alte eccezionali, cominciavano ad esserci costantemente, l'architetto Barbato che mi ha preceduto ricordava che adesso sappiamo anche quante volte sono state attivate le valvole che abbiamo inventato noi nel 2016, 420 volte in un anno. Vuol dire che per 400 volte l'anno i mosaici e soprattutto il pavimento del Nartese andavano sott'acqua. Cosa abbiamo pensato allora? Mi sono così rimboccato le maniche e ho trovato degli amici nella procuratoria di San Marco, che ha, diciamo, come si può dire, accettato una serie di idee che insieme col collega Daniele Rinaldo, con il collega Mario Piana, con Paolo Campostrini abbiamo messo a punto in una serie di incontri con il procuratore, con la sovrintendente, col provveditore di allora, e abbiamo perfezionato in un'idea che è quella che adesso cerco di raccontarvi. Come dicevano chi mi ha preceduto, l'area della Basilica del Nartice, della Basilica di San Marco, è l'area più bassa della piazza e viene inondata già a più 64 centimetri sul medio mare, cosa che è cominciata ad avvenire quando, dopo il 66, l'allora proto di San Marco fece fare una serie di interventi per riqualificare il Nartece, collegando il Nartece con due tubi verso quelli che sono, ora sappiamo, i gattoli che circoscrivono la Basilica di San Marco. Contemporaneamente, a circa 30-40 metri, c'è un dosso, un displuvio lontano dalla facciata della basilica, che invece ha una quota 87 centimetri sul medio mare. Vi dico queste due cose perché praticamente queste sono le situazioni. Scusate, ecco qua, scusate. Questa è una situazione classica che ormai conosciamo tutti a memoria. Con una marea di 84 centimetri, questa era la condizione che c'era prima nella piazza San Marco. Quindi vedete praticamente che il Nartece, no? Andava sotto costantemente con maree non medio-alte, come diceva sempre il mio collega, ma potremmo dire basse, quasi basse maree, diciamo maree, giusto? Quindi 60 più 64 è 4 centimetri in più della marea media che c'è nella laguna di Venezia. Quindi questa situazione ovviamente era abbastanza grave, ma soprattutto è grave perché ormai sappiamo, e ce lo dirà dopo sicuramente Mario Piana, il calcio e i silicati sono un disastro per i nostri marmi, per le nostre pietre. Quindi la costante inondazione delle acque salate crea dei danni devastanti in tutte le nostre strutture marmore o laterizie. Quindi sospendere, cioè ridurre questo impatto era il nostro obiettivo principale. Dicevo prima che ci siamo trovati a fare una serie di incontri presso la procuratoria e con il collega Campostrini, con Tesserin e con Mario Piana e con Daniele Rinaldo, che interverrà dopo di me, abbiamo praticamente proposto questa soluzione, tenendo conto di cosa? Non soltanto
di quella inondazione che avviene per sormonto, cioè per l'acqua che tracima oltre gli 87 centimetri quel dosso che c'è davanti alla basilica. Ma prima di tutto abbiamo pensato all'inondazione che avviene per rigurgito. Per rigurgito da dove? Da tutta quella serie di cunicoli che qui a Venezia chiamiamo gattoli, no? Dai quali tracima l'acqua per rigurgito, attraversando praticamente tutta la piazza per arrivare dove? Sempre nel Nartece, che è il punto più basso. Qui vi ho riportato questo rilievo della piazza che risale alla fine dell'Ottocento, dove praticamente il Comune di Venezia di allora fece un grande lavoro di recupero della piazza e l'allora tecnico riportò i cunicoli che aveva trovato. Questo vedete è il pozzo, questo praticamente è il famoso pozzo e qui c'era il famoso Rio del Batario che praticamente collegava il bacino con i retrostanti prima che il Doge Zen ampliasse la piazza. Naturalmente però la situazione davanti alla basilica non era molto nota, quindi nell'ambito di questo progetto di fattibilità che abbiamo fatto con la procuratoria citato prima dal primo procuratore, abbiamo fatto prima di tutto una serie di indagini per capire qual era lo stato dei cunicoli davanti alla basilica e vedete che praticamente c'è questo collettore, questo gattolo che ha di solito una sezione rettangolare che circoscrive tutta la basilica e che dopo il 66 era purtroppo collegato anche con due tubi con lo stesso Nartece. Qui vedete meglio qual è la linea di displuvio, che è praticamente questa linea nera di 87 centimetri, dalla quale praticamente ci avevamo dato come obiettivo del nostro intervento. Ecco qui in sostanza quello che abbiamo inventato con Giampaolo Campostrini, Daniele Rinaldo e Mario Piana. Cioè, abbiamo pensato di intercettare sostanzialmente nei punti di arrivo da quella complessa rete di cunicoli l'acqua che praticamente sormontava il livello dei 60 centimetri che è la quota di tracimazione da San Marco. Quindi mi alzo un attimo i piedi se posso, perché mi piace un movimento, scusatemi. Vediamo qua se i colleghi ingegneri mi possono aiutare in questo. Benissimo. Grazie. No, scusatemi, no, perché altrimenti non vedevo da quella posizione. Così riesco forse a darvi una idea più precisa di come abbiamo pensato questo intervento. Quindi praticamente abbiamo prima di tutto isolato i punti critici tra i quali entrava l'acqua, no? Questo è l'antese. E questo praticamente con una marea quindi superiore ai 67 centimetri l'acqua tracimava dai pozzetti che ci sono nella Nartece. Molto probabilmente non li avete mai notati, ma se entrate nella Nartece su alcuni angoli ci sono dei piccoli fori che praticamente sono quelli dai quali l'acqua una volta per fortuna entrava. Quindi cosa abbiamo pensato previsto di installare in dei pozzetti di calcestruzzo realizzati in opera delle valvole che allora abbiamo pensato delle valvole pneumatiche azionate da una centralina che con una grande caparbietà abbiamo collocato grazie anche alla disponibilità della sovrintendenza all'interno delle campanile, cioè all'interno di campanile praticamente ci sono delle pompe che creano una spinta con l'aria compressa che attraverso dei tubi arriva ad alzare, a gonfiare questi palloni che sono dietro le paratoie che abbiamo messo all'interno dei cunicoli e permettono di fermare l'acqua. Ecco che quindi in questa situazione l'acqua è fermata e non tracima per rigurgito all'interno dell'antese. Come diceva prima il collega Barbato, questo intervento è indispensabile anche nel momento in cui funziona il MOSE, perché il MOSE, sappiamo, funziona a più 1,10 sul livello di punta della salute. Ma abbiamo visto l'esperienza di questi giorni, da quando il MOSE è attivo,
che comunque la marea all'interno del nostro bacino di San Marco raggiunge i 75-80 cm. Quindi vuol dire che a 64 mi attrice sarebbe stato sempre arrivato. Per fortuna però la capacità del provveditore del SRI ha fatto sì che raggiungiamo questo obiettivo. Perché? Perché mi ricordo ancora in quella riunione con il provveditore e con la sovrintendente, mise subito in chiaro i due obiettivi che si prefiggeva: comunicare l'informazione costante sullo stato della basilica, che ovviamente cominciava ad essere preoccupante, ma soprattutto agire, fare qualcosa. E in quel momento da agire fu questo piccolo progetto che abbiamo pensato, costituendo questo gruppo avviato di professionisti, per realizzare e fare una pressione comunicativa che ha spinto poi un po' alla volta a raggiungere gli obiettivi che adesso chi mi succede, vi racconterà nel dettaglio, cioè la barriera e poi soprattutto il progetto generale di riqualificazione dell'intera piazza, perché come diceva anche l'assessore Zappellotto, noi abbiamo l'obiettivo non solo di fare il più bel movimento del mondo, no? Ma anche di conservare l'attività della nostra piazza perché torni alla fruizione di tutti noi veneziani. Grazie e buona serata a tutti.